Ciao amici di Sorrisi, il 29 marzo su Sky Atlantic HD torna Gomorra con questa quarta stagione che sarà imperdibile, sarà pazzesca. Scoprirete cosa accadrà a Jenny, scoprirete cosa accadrà a Patrizia, ad Enzo, ci sono delle nuove dinamiche molto interessanti. Posso dire che scoprirete anche se Ciro è vivo o è morto. Quindi una serie che sarà sorprendente come sempre, che avrà tantissimi colpi di scena e soprattutto una serie che spero vi farà vincere il telegatto. Ciao ragazzi, vi aspetto. Allora, a tutti gli amici di Sorrisi e Canzoni un saluto anche da Azzurra. Sta per cominciare Gomorra 4, mi raccomando, l'appuntamento è per venerdì 29 marzo su Sky Atlantic. Quest'anno ne vedrete delle belle e spatrieremo finalmente. Finalmente mio marito mi porta fuori, mi porta a Londra. Ne vedremo tante, sarà una coppia sempre più solida, più forte, e saranno molto più complici e anche Azzurra gli saprà tenere testa e prenderanno delle decisioni molto importanti per se stessi e per tutta la famiglia. Mi raccomando, seguiteci, lo sappiamo che siete tanti e che siete lei. Buonasera, ciao Sorrisi. Mio caro amico Arturo Unzelli. Loris De Luna, che facciamo, che siamo? Parliamo di Trono di Spade, no, parliamo di Gomorra. No, parliamo di Gomorra 4. Gomorra 4, sì, siamo arrivati alla quarta. Che va in onda? Che va in onda il 29 marzo su Sky Atlantic. Noi chi siamo? Noi chi siamo? I fratelli Capone, no, quelli erano Totò e Peppino. No, quelle sbagliate. È un ragazzo molto divertente, molto simpatico. Noi siamo Enzo Sangueblu e Valerio Misano. No, Enzo Sangueblu e Valerio Misano. Siamo qui per voi. Che succede questa stagione? Cosa succede in questa quarta stagione? Allora, succedono tante cose. Lui fa un'operazione, ragazzi, molto importante, sì. E si farà chiamare Jessica. Jessica Park. Jessica Park. E io invece mi farò prete. Ci sposeremo insieme. Vabbè, questa diciamo è Gomorra 5, okay, questa è Gomorra 5, uno spoiler di Gomorra 5, Gomorra 4, non è Gomorra 4, facendo i seri. È una gran bella stagione, ragazzi. Cioè, allora, noi non è che possiamo dire tante cose su questa cosa, perché altrimenti chiariamoci. Però diciamo che partiamo da quella barca e poi volevo mostrare una foto per farvi capire questa quarta stagione. Aspettate, vediamo se la trovo. Eccola qua. Allora, questa stagione, ragazzi, questa diciamo è la allora, sintesi. Questa è una sintesi importante. Abbiamo Valerio, Enzo e questo personaggio che era e fu Ciro senza Marzio, bolle, però senza, perché potete vedere bolle, che non ci sono le bolle, che in questo caso sta cercando di dirigerci per fare una scena, sta cercando, non so se ci riuscirà, cioè, non so se noi ce l'ha fatta, però non so, vedremo anche noi perché non lo sappiamo. E questa è una scena importante. E va bene, poi ci vediamo, se volete ci incontriamo, ci vediamo lì, poi dopo quando finisce la serie dice: ah, ma è successo qui, ah sì, è successo qui. Succedono tante cose, molte cose. Non possiamo dire nulla, ce l'abbiamo detto. Basta. Quindi ciao. Ciao, sorridete. No. Ciao. Allora, innanzitutto cominciamo per salutare tutti i lavoratori, tutti i lettori e tutti i video spettatori Sorrisi e Canzone. Io mi ricordo di aver avuto l'onore di essere anche in redazione a Milano in una giornata meravigliosa all'indomani di quel meraviglioso progetto che è stato Danza con me con Roberto Bolle, quindi ne conservo un ricordo bellissimo. Siamo qui per parlare di Gomorra 4 e di questo passaggio che, come dicevano gli allunati, per me è un big step, but a little step for humanity. Sono passato dall'interpretare Gomorra a dirigerla e sono grato per questo a Cattleya e a Sky che hanno accolto questa mia richiesta e mi hanno affidato la responsabilità di passare dietro la macchina da presa. E io non posso dire nulla rispetto al risultato, ma con certezza posso testimoniare la dedizione, la professionalità, l'amore con cui ho percorso questo viaggio meraviglioso. Poi agli spettatori l'ardua sentenza e il giudizio.